una vita in macchina, questo mese intenso stiamo cercando di toccare più comuni possibili in questa campagna elettorale. In Umbria ce ne sono 92. Il contatto con le persone, con gli amministratori locali è fondamentale per disegnare l'Umbria del futuro. Ciao Carlo. Leonardo. Grazie. Vengo da una famiglia che da 6 generazioni si occupa di ristorazione, di ospitalità a Norcia. Mi sono messo a disposizione di un progetto che vuole essere nuovo, nuovo non a parole ma nuovo nella sostanza. Noi quello che garantiremo è trasparenza nel metodo, nelle procedure, nelle scelte, e queste saranno, nelle scelte più importanti, condivisi con i cittadini. Piacere, ce l'abbiamo fatta, eccoci. Bene. Come no? Come no? Piacere, signora. Vincenzo. Ciao Vincenzo, piacere. Ciao. L'ospedale, siamo stati promotori di una raccolta firme perché si era ventilata l'ipotesi di un depotenziamento del laboratorio analisi. Quello che vogliamo fare con questa nostra proposta, se gli Umbri la vorranno sostenere, è quello di costruire un modello nuovo che parta dalle persone e che parta dai territori, che parta dalle esigenze dei cittadini e che identifichi anche però le scelte delle comunità. Il futuro deve essere affrontato con nuovi strumenti, con una nuova metodologia e con un nuovo coinvolgimento di tutte le comunità. È così che si opera per quanto riguarda nel progetto di sanità. La nostra giornata insieme con Vincenzo Bianconi è continuata sui cantieri della Perugia Ancona. Come vedete siamo qui, abbiamo incontrato i sindaci di questo territorio, i sindaci del comprensorio che abbiamo voluto coinvolgere proprio per dare questo senso di area vasta sul quale stiamo lavorando insieme con Vincenzo Bianconi. Noi in questo momento stiamo qui e i due tratti della 76 che dobbiamo completare sono questo, il blu, e questo in celeste. Ok, sono buone notizie sulle quali ovviamente sapete bene che ci dobbiamo stare addosso. Certo. Il 29 di ottobre finalmente verrà aperto il tratto dove ci troviamo in questo momento, che è quello che riguarda il cantiere che da Fossato di Vico arriva fino a Fabriano. E questo è un impegno molto importante che siamo riusciti a portare a termine e che ridarà ai tanti comuni, da Gubbio a tutti gli altri che si affacciano, diciamo, su questa importante infrastruttura, finalmente gli darà il collegamento con Fabriano, che è molto importante. Aggrediamo poi il secondo pezzo, che però riguarda il territorio delle Marche, e dentro aprile del 2020 dovremmo avere completato tutta l'arteria e che finalmente ridarà tanta normalità a questo territorio, che di normalità ha bisogno e ha bisogno soprattutto della presenza dello Stato. L'Umbria ha bisogno di connessioni, questo era un cantiere importante che specialmente per quest'area della regione, questo Appennino, dà ossigeno, dà visione, dà un senso di futuro reale. Quindi sono contento e onorato di aver avuto oggi qua con noi il viceministro e i tanti sindaci di Gubbio, di Scheggia e degli altri comuni di quest'area a sostenere la necessità di quest'opera. Sappiamo che ci sono altri temi molto importanti, io penso al nodo di Perugia, dove tutte le mattine le persone devono fare un'ora di fila per entrare in Perugia, e questo penso che vada affrontato e debba essere uno dei primi punti che la nuova giunta regionale debba affrontare. Ci sono altre problematiche e poi dobbiamo affrontare il tema dell'aeroporto e soprattutto quello dell'infrastruttura ferroviaria, sulla quale dovremo fare una riflessione profonda per collegare l'aeroporto e per dare un collegamento con l'alta velocità, che oggettivamente è fondamentale per collegarsi con il mondo intero. È un onore incontrare così tanta gente, così tanti amministratori locali, consigli comunali, per capire meglio e per cercare insieme a loro di costruire una politica per questa regione che sia ancora di più vicino ai territori, per rilanciarli e per rilanciarli verso il futuro. Siamo alla Sartoria Eugubina, un'attività di tessile, abbigliamento di pregio, prevalentemente al femminile,
e è un'azienda che negli ultimi 3 o 4 anni, grazie a un intervento significativo del Comune di Gubbio e di altre istituzioni, è potuta ripartire, rilanciarsi, salvarsi perché stava per chiudere. E quindi è un bel messaggio di speranza, un'imprenditoria che è proiettata verso il futuro, di qualità e soprattutto capace in poco tempo di raddoppiare le proprie maestranze e di dare al nostro tessuto socio-economico un segnale positivo di prospettiva e di futuro. Abbiamo condiviso un momento del pranzo con i lavoratori, con le lavoratrici. E devo dire, fa molto piacere. Io vengo dal mondo delle imprese, è 30 anni che mi occupo di imprese e soprattutto di finanziamenti alle piccole imprese, e quindi stare in un'azienda che è cresciuta, che ha questa storia, è molto importante. Il nostro impegno è proprio quello di lavorare intensamente in maniera concreta, stando a fianco delle imprese come in questo modo, per capire quali sono le problematiche e trovare delle soluzioni concrete. Presento il candidato alla presidenza della giunta regionale Vincenzo Bianconi, il nostro candidato al consiglio regionale Leonardo Nafissi, dicendo da subito che noi vogliamo serrare le fila per raggiungere un risultato importante. A Vincenzo Bianconi abbiamo prospettato la necessità di un grande rilancio regionalista, neoregionalista all'insegna del policentrismo, delle esaltazioni di tutte le vocazioni territoriali, in una visione però molto equilibrata, che veramente non penalizzi nessuno, che faccia sentire tutti i protagonisti e che restituisca alle tante nostre comunità umbre un'identità ancora più forte, un ruolo e la capacità di proiettarsi verso il progresso. La vera novità in questa regione è la sua candidatura, perché il centrodestra ripropone gli stessi partiti, quindi 3 partiti che sono i partiti più vecchi che ci sono in Italia, in particolare la Lega, ripropone le stesse facce, perché andranno a utilizzare il manuale Cencelli per fare la prossima giunta laddove disgraziatamente dovesse vincere la Tesei, e quindi, come dire, non cambierebbe nulla, forse solo il colore, no, politico. Una giornata che mi vede arricchito in termini di conoscenze e di idee, per cercare di costruire sempre di più una programmazione che parte dal basso, che parte dalle persone e parte dalle comunità. Questa non è una sfida mia, non è una sfida sua, è una sfida di questa comunità, una comunità che non vuole perdere le sue radici, che non vuole sentirsi offendere, una comunità che sa che nella sua storia trova molta dignità, persone per bene, persone gentili, persone moderate, persone che sanno aiutare, persone che lavorano, che hanno un amore per la loro terra, per la natura, che sanno aiutare gli altri. Questo è essere umbri. E adesso qualcuno arriva qui e dice che ci vuole liberare. Costruisce il suo modello di campagna elettorale sulla paura, su paure che qui nemmeno c'erano. E su queste paure si innalza ad essere il salvatore. Abbiamo sentito l'impegno di tutti che ci spronano e ci dicono ce la dobbiamo fare, perché quest'Umbria non merita una destra di questo tipo, non merita di essere vista dal 27 in avanti come una terra ostile, come una terra di chiusura, ma non è possibile che la terra di San Francesco possa diventare un qualcosa di diverso da quelle che sono le sue radici. Starci con Leonardo Nafissi, padrone di casa, nostro uomo nella lista civica, è stato un piacere, rappresenta appieno questa idea di civismo a disposizione delle comunità e credo che sia la persona giusta per rappresentare tutte le istanze di questo territorio. Noi abbiamo un sogno, il sogno è quello di cambiarla questa regione senza dimenticare chi siamo. Il 28, come dicevamo prima, questa regione deciderà. Speriamo bene per tutti noi. Grazie.